You sent me a card from paradise. Ciao Gemmine! Allora, oggi vi farò un altro video haul, tanto per cambiare, cioè scusate, ma sto facendo mille video haul in questi giorni. E però vabbè, è il periodo natalizio, quindi esco anche con mia madre a fare i primi regali di Natale e compriamo delle cose. E questa volta non sono cose di make-up, di trucchi, ma è l'haul di Maison du Monde, che è questo negozio qui di cose per la casa che mi piaceva da morire. Guardavo sempre il sito e, stupida come sono, non mi ero mai accorta che a Roma c'è, e sta verso Fiumicino, quindi un po' fuori. E però l'altro giorno ci siamo armate di macchina e siamo arrivate, fino a lì ci abbiamo messo un'ora, ci siamo anche perse, ma vabbè. E quindi abbiamo comprato un bel po' di cose. Comunque pensavo fosse più caro, perché abbiamo speso super giù intorno ai 100 euro, però abbiamo comprato tantissime cose, veramente avete visto due bustoni di roba e anche cose molto molto carine, adesso vi faccio vedere. Quindi comunque vale la pena, mi è piaciuto molto come negozio. Parto subito a farvi vedere le prime cose, perché sennò facciamo notte. Allora, ho preso tante cose anche per fare fotografie per i miei biscotti e i miei dolci. Quindi ho preso queste due tovagliette. Faccio vedere prima la prima. Non si vede nulla con questo sole. Comunque queste sono tovagliette per fare colazione. E questa qui veniva 1,80 euro, quindi non tanto per una tovaglietta così carina. Guardate quanto è carina, ci sono tutti i dolcetti disegnati sopra. E poi ho preso anche questa qui che costava 2 euro, però questa è double face, cioè questa parte verde acqua e quest'altra parte rosa. I disegni sì, sono uguali, però comunque cambia il colore questa qui. Poi allora ho preso sempre con la stessa fantasia questo vassoietto che veniva 2,50 euro, con tutti questi dolcetti, molto molto carino. Questo è di plastica, carinissimo. Poi vediamo quante volte dirò carinissimo. Poi abbiamo preso alcune palline di Natale, ce l'hanno chiuse ognuna in una bustina diversa, quindi qui ho mille bustine. Allora vediamo un pochino, devo fare anche piano perché ho paura di romperle. Allora, la prima è questa qui, molto elegante, molto bella. Il nostro albero è tutto quanto sul blu e trasparente argentato, quindi abbiamo preso queste, molto carine. Questa veniva 1,90 euro. Poi questa è molto carina, sempre trasparente di vetro, e dentro ha questo filo con tutte queste stelline. Non so che cosa riuscirete a vedere, ma è molto molto carina. Poi dopo, quando faremo l'albero, magari vi farò un piccolo video. Questa costava 2,90 euro, quindi un pochino. Questa è stupenda, una delle mie preferite. Tadan! Guardate quanto è bella. Questa veniva 3,90 euro, quindi un bel po', però è bellissima. Praticamente è una casetta, poi è tutta glitterata, adesso non riuscirete a vederla bene. C'ha l'alberello, c'ha la porta, c'ha le finestre, è proprio fatta bene. E sta dentro a una campanella di vetro. Molto molto carina questa. Forse è meglio che le vedete così da lontano, non lo so. Okay. Poi, qui che c'è? Ah, questa pure è stupenda. Questa costava 2,90 euro ed è a forma di cuore con tutti gli alberelli disegnati sopra, tutti con brillantini. Molto molto carina anche questa. Poi vediamo qui che c'è. Questa costava 2,50 euro ed è fatta così, sempre trasparente, a tutte righe orizzontali e qualche stellina qua e là, stelline e fiocchi di neve. Bellissima.
la cosa bella è che sul sito ho visto che si possono comprare le palline, però ne devi prendere solamente, cioè per forza 4 oppure 6 oppure 8, non mi ricordo, dipende da che pallina è. Invece in negozio puoi prenderne anche una sola, quindi molto meglio perché con quello che costano. Poi questa qui veniva 1,90 solamente ed è molto carina, guardate, è trasparente, semplice, però c'ha questi merletti con dei brillantini anche, molto carina. Poi vediamo un po', ce n'è un'altra forse, sì, questa anche è molto bella, questa è di vetro opaco e ha tutte queste righe orizzontali con queste pagliuzze, molto molto bella, e questa veniva 2,50. Poi vediamo se in questa busta ce ne sono altri, sì. Poi ho preso, quindi queste palline sono tutte quante per l'albero grande, diciamo. Poi ho preso delle palline sul rosa, un po' più colorate, e perché vorrei farmi un piccolo alberello, non so se in camera mia o se metterlo in cucina, e perché c'erano troppe palline carine, colorate, però nel nostro albero grande non ci stavano bene. Però ne abbiamo prese alcune lo stesso, giusto per toglierci lo sfizio. Ho preso questa, che è praticamente un dolcetto, cioè guardate che bello, con la panna e la fragolina sopra, una specie di girella tutta glitterosa, e questo veniva 2,50. Poi ho preso questo, che ha un cupcake dentro, molto molto carino, e anche tutta questa tipo neve. E questo veniva 2,50 pure. Poi vediamo un po'. Ah, questa anche è molto molto carina, però è sul rosso, quindi forse nel nostro albero non ci sta bene, appunto la metteremo in un altro albero. È questa qui con dei pupazzi di neve stilizzati, non so quanto riuscirete a vederla, però è molto molto carina. E questa veniva solamente 1,90. Poi vediamo un po'. Questa è una delle ultime. Ah, che carine, queste sono bellissime. Allora, c'è questa argentata con i cupcake. Non potevo non prenderla. È stupenda. Uffa, però non vedete bene. Ecco qui. Cupcake rosa e cupcake verde. E questa veniva 3,50. Accidenti. E questa è bellissima. Questa veniva anche 3,50, però è bellissima, è tutta bianca e ci ha disegnati gli omini. Uffa, non vedete. Ok. Gli omini di pan di zenzero, cuoricino, altro omino, cuoricino. Questa è carinissima. Non si vede nulla. Ok, c'è un'ultima bustina qui. Ah, questa non è una pallina, questa è una specie di alzatina minuscola che ho pagato 2,90. Guardate che amore, ho pensato di metterci gli anellini dentro. Sopra c'ha un cuoricino molto molto carina e si apre così, e qui potete mettere qualcosa, magari degli elastichini o degli anellini, e poi c'è il tappino, la metto qui, molto molto carina. Allora, sempre da Maison du Monde abbiamo preso queste luci, che come vedete poi aperte sono così, a un filo con tutte gabbiette, e in ogni gabbietta c'è una lucina. Non so ancora dove le metteremo, forse vicino al presepe, oppure in camera mia le metterò dopo Natale, perché queste non sono solo natalizie. Sono molto molto belle, queste venivano 22,90 euro. Poi abbiamo preso questi quadretti che erano in offerta a 3,75 euro l'uno. Meglio che da lontano, così li vedete meglio. Sono molto molto carini. Questo è con le ciliegine e questo c'ha l'innaffiatoio con i papaveri, molto molto carini. Ecco, andato via il sole così vedete meglio. E quindi questi appunto 3,75 euro l'uno. Poi
Abbiamo preso questo set per fare i cupcake che veniva 4,90 e ci sono 24 pirottini di due diversi colori e tutti questi stuzzicadenti decorati da attaccarci sopra, molto 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 carini. Ecco, vedete, ci sono i pirottini e le decorazioni. E poi, ultima cosa, no, questo qui è bellissimo, è un macaron. Timer per i dolci e il mio forno funziona tanto bene. Se mettete meno di 10 minuti di timer non suona e quindi mi si bruciano le cose piccoline. E quindi ho preso questo perché così posso mettere anche, che ne so, 5 minuti, una cosa proprio piccola. Molto molto carino, e questo veniva 3,90. Suona tutto il tempo, che fastidio. Quelle non sono cose di Maison du Monde. Di Maison du Monde? Sì. Allora, le ultime due cose di Maison du Monde, non mi ricordo perché queste forse le ha prese mia madre, sono questi fazzoletti di carta molto molto carini, tovaglioli anzi, con le renne, con scritto Merry Christmas, e questi costavano 2,50. E poi mia madre ha preso queste bustine, lanternine, diciamo, non so quanto riuscirete a vedere, meglio che ve lo faccio vedere qui forse. Vedete, sono delle bustine intagliate e poi voi le aprite, mettete dentro la candelina e l'effetto è questo. Sono molto molto carine. Ci sono alcune con i cuori e altre con le stelle. E magari le mettiamo sui mobili la sera di Natale. E qui il prezzo non c'è. Ah sì, 3,90. Ok, poi le ultime due cosine che ho preso da Maison du Monde sono delle cosone. Allora, uno è questo e sono quattro quadretti, sembrano tutti attaccati, ma in realtà, vedete, sono staccati, solo che c'è la plastica. Sono quattro quadretti con i dolcini. Vi faccio vedere più da vicino. E questi venivano 19,90. Per tutti e quattro i quadretti, e questi li dobbiamo mettere in cucina insieme anche a quest'altro quadro. Invece questo è tutto intero e questo veniva 14,90. Fatto così, anche questo vi faccio una carrellata per farvi vedere i disegni meglio. Molto molto carine, e poi sono molto leggeri perché sono di tela e quindi questi qui li metteremo in cucina. Adesso appena il mio ragazzo si degna di attaccarceli, li metteremo e vediamo un po'. Mi pare che sia finito, sì. Adesso vi faccio subito subito un altro video e vi faccio vedere delle cosine che ho preso da Tiger ultimamente. E delle altre cosine che ho preso in negozietti sempre della casa che stavano vicino a Maison du Monde. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. E a me mi è piaciuto da morire Maison du Monde. Infatti, prima di Natale sicuramente torneremo per vedere se hanno messo qualche altra cosina. E vi mando un bacione e ci vediamo adesso tra 5 minuti. Ciao Germine!